Mi avevi promesso che mi insegnavi ad andare bene in bicicletta. Ma che cosa hai combinato da ripiegata contro un'auto? Ma Dani, ma... Sono fatta male, Robby. Robby, ti ricordi quella promessa che mi avevi fatto? Eh? Mi avevi promesso che mi insegnavi ad andare bene in bicicletta. Sì, Dani, mi ricordo, ho detto che la settimana prossima ti insegnerò e quindi la settimana prossima ti insegnerò. Guarda, Robby, che lo hai detto la settimana scorsa, quindi quel giorno è arrivato. Dai, su, andiamo. Cosa? È già passata una settimana? Oh no, non c'ho per niente voglia. Ma almeno oggi è una bella giornata. Dani, ma sta piovendo! E beh, Robby, che fa? Possiamo andare in bicicletta anche sotto la pioggia. Dai. Non possiamo, perché non abbiamo una bicicletta. Io ti ricordo, Dani, che qui a Roma noi abbiamo soltanto i monopattini elettrici e non le biciclette. A quello ci ho già pensato, Robby. Possiamo affittarla per un giorno. Quindi vuoi che io ti insegni ad andare in bicicletta con tutto l'asfalto bagnato su una bicicletta affittata mentre piove? Sì, certo, così poi cadi, ti fai male e dai pure la colpa a me che non ti ho insegnato bene. Ma no, Robby, stai tranquillo, anche perché un pochetto io ci so andare. Solo che delle volte non riesco a mantenermi. Sì, io lo so, le volte che non riesci a mantenerti. Tu non ti... Vabbè, senti, sai che ti dico? Andiamo. Poi ti fai male, poi però non devi piangere, eh? Ma che cosa? Non mi farò male, tranquillo. Se pensate anche voi che Dani si farà male, iscrivetevi al canale. Se invece avete fiducia in Dani e pensate che sia bravissima ad andare in bicicletta, commentate qui sotto. Ok, siamo fuori casa. E guarda qui, mi sono messa il caschetto per non farmi male. Lo sai che sei davvero ridicola? Perché, Robby? Mi sto benissimo. Scrivete nei commenti se secondo voi sto bene. Sei ridicola? Non perché ti sei messo il casco. Il casco è super utile, anzi, complimenti che te lo sei ricordata, perché almeno se cadi non andrei a sbattere di testa. Però sei un po' ridicola perché ti sta malissimo. Piuttosto, Dani, insomma, dove sono queste biciclette da affittare? È semplice, Robby, basterà seguire l'app. Guarda qui, noi ci troviamo qui vicino e più avanti. Mi segna che ci sono delle biciclette. Che sfortuna, speravo che magari non ci fossero biciclette perché piove. Di conseguenza magari l'app ti diceva: ehi, piove, dove vuoi andare con le biciclette? E invece... no, Robby. Guarda, ne abbiamo persino due vicinissime. Quindi adesso andiamo sempre dritto e ne troveremo due. Allora speriamo che sia fuori uso, con le gomme bucate, o comunque non lo so. Eccola, Robby, la inizio a vedere. Sì, la vedo anche io quella bici, e purtroppo. E dietro ce n'è un'altra. Un'altra? Ma che cosa siamo? In un quartiere pieno di biciclette? Sì, Robby, perché in questo quartiere è fondamentale saper andare in bici. Ecco, motivo per il quale tu non sai andarci e vuoi andarci proprio oggi che sta piovendo. Vedi, Dani, no, non si può sbloccare, mi spiace, dobbiamo andare via. Robby, in realtà non ci avevo pensato, ora... rischio di bagnarmi tutta quanta perché il sellino è bagnato. Ma però... sei già sotto la pioggia. Sì, ma ho il caschetto che mi ripara. Sì, certo, come no. Adesso adotterò una strategia. Sposterò Dani in modo tale che non riuscirà a sbloccare quella bici. Così andremo a casa al calduccio e all'asciutto. Devi inquadrare il QR, ok? Sposto il telefono. Ecco qui, ci sono. No, come? Inizia la mia corsa, certo. Ma come hai fatto? Ti ho spostato il braccio. Dice la modalità di informazione. Ma no, mi farà andare più mi farà andare più piano. L'hai vista? C'è la tartaruga. Ha già capito che sei scarsa ad andare in bici, Dani. Non ci posso credere. Non crede in me questa applicazione. Ma scusami, Dani, cioè tu è la prima volta che vai con una bici di questo tipo e vuoi subito andare a correre. Guarda che l'app è un'app saggia. Ti dice: ehi, guarda, vai piano. Ecco. Che se vai piano, vai sano e vai lontano, Dani. Io voglio andare soltanto in bicicletta. Guarda, ora posso partire. Oh, no, un momento. È un po' troppo alta.
No, però tocchi coi piedi a terra, quindi teoricamente va bene così, Dani. Allora partiamo! Dani, uh-huh! Stai attenta, ma che schifo! È vero, Dani! Dani, non ci avevo pensato anche un'altra cosa! A cosa? Siccome ha piovuto e sta piovendo, anche i pedali sono bagnati e di conseguenza sono scivolosi! Guarda che non mi metterai paura dicendomi tutte queste cose! Ora dammi istruzioni su come andare! Dani, non ti sto mettendo paura! Cioè, guarda qui, è pieno di goccioline! Guardate, ragazzi, è tutto super bagnato! E il piede ti rischia di scivolare, Dani! Torniamo a casa, dai, è troppo pericoloso! No, ormai l'ho presa e voglio imparare! Guarda! Guarda come so andare! Ok? Oh, mamma mia! Dani, Dani, sei tutta traballante! Dani! Dani! Mi fai venire un'ansia! Mi raccomando, ragazzi, voi non fate come Dani. Se ci sta qualcuno più esperto di voi che vi dice che è pericoloso fare una cosa, non fatela, sarebbe da stupidi fare il contrario. Come Dani. Che ci vogliamo fare? Dani è testarda. Allora, Dani, per poter andare, soprattutto sul bagnato, devi essere sicura di te stessa. Quindi pedala e devi andare un po' più veloce, perché in realtà se vai un po' più veloce riuscirai a essere molto più stabile sulla bici. Ricordati di frenare soltanto con due dita, perché se freni con tutta la mano poi inchiodi e ti puoi far male. Okay. E soprattutto quando è bagnato non puoi frenare di botto, altrimenti poi slitti, perdi il controllo e cadi. Mi hai detto tantissime cose, Rob. Quindi devo andare più veloce, non devo frenare e devo partire, ok? Non ho detto di non frenare, ho detto di fare attenzione. Dani, oh cacchio, no, Dani, è bagnato. Ragazzi, mi sta facendo correre sotto la pioggia, mi sto bagnando tutto, vi rendete conto? Se adesso Dani cade, è troppo lontano, ci sono pure le macchine. Ma, che cosa hai combinato, Dani? Sei andato contro un'auto. Ma che cosa combini? Scusami, Robby, solo che non riuscivo più a frenare e quindi sono andata contro l'auto. Però ti sei già fatta male, lo sapevo. Sei andata contro un'auto e hai sbattuto e ora hai rotto pure la bici. No, Robby, la bici funziona, guarda, non ho fatto niente. Dani, mi vuoi ascoltare una buona volta? Sta iniziando a piovere sempre più forte. Lo senti anche tu? Certo, Robby, che lo sento, mi sto bagnando tutta. E si stanno creando un sacco di pozzanghere a terra, quindi diventa ancora più difficile guidare la bicicletta e tu non sei esperta. Ok che hai il casco, ma il casco non significa che può essere spericolata. Robby, lo sai, quando mi metto in testa una cosa voglio farla, quindi basta. Ok, basta allora che non fai cose sceme e che non vai dove stanno le pozzanghere, che è più difficile. Va bene, Robby, guarda, sto andando molto piano. Non è vero. Speriamo bene, ragazzi, non la vedo per niente sicura su quella bicicletta. Ma io non lo so. Dani è corsa avanti perché quella bicicletta è troppo veloce per lei e adesso non la trovo più da nessuna parte, è assurdo. Ma Dani, ma sei fatta male, Robby? Mi spieghi cosa cavolo è successo? Sono caduta. Ma sei andata avanti da sola ed ecco cosa succede quando non mi dai retta e corri più avanti. Ma ti esce il sangue, Dani? Sì, Robby, mi brucia tantissimo. Io te l'avevo detto che mi dovevi insegnare. Ho capito, ti ho anche detto che dovevi stare ferma e dovevi aspettare che io ti raggiungessi. Invece no, tu sei voluta andare da sola avanti mentre piove. Che schifo, c'è pure tutta la terra, perché è bagnato. Robby, dobbiamo spostarci di qui, sono in mezzo alla strada. Ho capito, dove ci mettiamo? Riesci a camminare almeno? Provo, non lo so. Al tre alzo la bicicletta e ti libero e tu provi a uscire, ok? D'accordo, Robby. Uno, due, tre. Quanto pesa? Ok, ci sono. Ce la fai? Mi fa malissimo. Ci credo, Dani. Hai strisciato sicuramente a terra sul pavimento bagnato. E che ti avevo detto? Lo so, Robby, avevi ragione, ma io volevo imparare ad andare in bicicletta. Ecco, ora hai imparato la prima regola di quando sei in bicicletta. Che se cadi ti fai male. Io non lo so che situazione. Siamo sotto la pioggia con Dani che è caduta dalla bicicletta e si è fatta pure male su una panchina mentre piove. Vi rendete conto? Mi sto tutto bagnando, tutti i capelli, tutta la maglietta. Poi Dani è tutta sporca, che schifo. Ma cosa ti lamenti, Robby? Guarda che sono io quella che sono caduta sotto la pioggia.
Dani? Mi sa che qui ti sei fatta proprio male? Sì, Robby, forse dobbiamo... dobbiamo pulire la zona e fare qualcosa. Pulire la zona? Che mi significa pulire la zona? Ti rendi conto? Lo so, Robby, però così magari prende infezione, c'è tutta la terra. Ok, allora, dato che sta piovendo, basta che togli la mano e fai cadere la pioggia sopra, no? La pioggia sopra? Secondo voi la pioggia è utile per disinfettare una ferita? Secondo me no. Robby, ti vuoi muovere e fare qualcosa? Mi sta bruciando troppo. Che faccio? Che faccio? Un secondo. Ragazzi, ci sono, guardate. Lì c'è un supermercato, sicuramente venderanno garze o prodotti per disinfettare. Mi basterà andarlo a comprare e così potrò aiutare Dani. Dani, allora, aspettami qui, di lì c'è un supermercato e quindi vado a comprare della roba per medicarti, ok? D'accordo, però muoviti. Ragazzi, forse ho rischiato un po' troppo ad andare in bicicletta, però io volevo troppo imparare. In pratica c'erano le macchine che mi suonavano dietro perché andavo troppo lenta. Ma lo sapete, io non so andare bene in bicicletta. Mi sono impanicata e sono andata sopra una pozzanghera. Ho fatto così con il manubrio e poi sono caduta. Forse oggi non era la giornata giusta per andare. Aia. Aia, aia, aia. Ma quanto ci sta mettendo, Robby? E tra l'altro devo soffiare in continuazione perché mi fa troppo male. Robby, le hai trovate? Ho corso più che ho potuto, Dani. Ma hai preso quelle che disinfettano? Dani, ho corso davvero tanto. Sì, ho preso... Non, queste mica disinfettano, non esistono le garze che disinfettano. Però almeno queste qui potranno stringerti la gamba con la ferita. E poi potrai camminare, andremo a casa e poi lì disinfettiamo e vediamo tutto. Aia, 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 aia. Dani, hai le foglie nella ferita. Ma sei caduta, ma ti può sapere dove ti sei andata a ficcare? In un albero praticamente. No, Robby, era tipo vicino l'albero. Sono caduta e non ci ho pensato neanche al posto in cui mi trovavo. E poi ti rendi conto che mi stai chiedendo dove sono caduta invece di medicarmi e di pulirmi la ferita. Aia, se vuoi lo faccio io se non sei in grado. Pure? Non solo ti sto medicando la ferita dopo che ti ho detto che dovevi aspettarmi, ma mi devo pure sentire dire queste cose. Aia, ok, aia, vai, okay, piano, vai piano. Non posso andare piano perché se qua sta uscendo il sangue e di conseguenza devo bloccarlo. Ok. Questa volta devo darti ragione, Robby. Dovevo ascoltarti, forse non è stata una buona idea prendere la bicicletta. Dani, mi sa che devo dirti una cosa. Robby. Dani. Dimmi. Io l'ho vista la ferita, mi sa che qua forse ci vogliono i punti. Come ci vogliono i punti, Robby? Quando andremo a casa la vedrò meglio, però qua sta uscendo davvero un sacco di sangue e può essere che dobbiamo metterti i punti in ospedale o al pronto soccorso. Robby, ma qui si sta facendo anche un po' di livido. Penso sia normale che ti uscirà un lividone per i prossimi giorni. Qua ti fa male? Ecco, lo sapevo, lo sapevo. Ok, ragazzi, ho finito la medicazione a Dani. E guardate, c'è tutto il sangue che gli esce da sotto. Adesso è abbastanza coperta e almeno evitiamo che prenda altre infezioni. Anche perché ha appena smesso di piovere, quindi meglio così. E niente, adesso andiamo a casa, vedrò meglio la ferita e poi vi aggiorneremo sugli altri social magari. D'accordo, Robby, ma mi dovrei aiutare perché non riesco bene a appoggiare il piede. Ecco, non so se si è capito, ma Dani ha percorso un sacco di strada con quella bicicletta, quindi ora siamo anche lontani. Non so se ci conviene magari prendere un taxi o chiamare aiuto, Dani, perché così a zoppicare fino a casa è davvero tanta strada. Mi dici che ci vogliono i punti? Vedremo, vedremo. Io non li ho mai messi i punti. Ah, non è vero, sì, li ho messi una volta. Ha fatto abbastanza male, però spero per te di no. D'accordo, non andiamo a casa. Magari la prossima volta impariamo ad andare in bicicletta senza che piove. D'accordo.